È una bellissima, una grande opportunità perché gli occhi di tutto il mondo dell'NBA sono qua e quindi è un'esperienza che io ho fatto per 2 anni di fila da camper nel 2003-2004, poi l'ho fatta girando per il mondo perché è un camp che va in giro per il mondo per questa forse la sesta volta da allenatore. L'avevo fatto a Roma nel 2014-15, mi sembra, quindi tornare e poter farlo in Italia, anche a Milano, insomma, è bellissimo per me. È un'occasione per i ragazzi, è bello pensare che alcuni di questi ragazzi giocheranno un giorno in NBA o in WNBA, e spero per loro che possano poi avere una lunga carriera. Senti, cosa significa per te, insomma, il fatto di trovarti qui dopo 14 anni, credo di contare, insomma, a spanne? Cioè, che cosa può portare un atleta a questi ragazzi dopo 14 anni Beh, di NBA? penso tante esperienze, mi ricordo da camper facevo tantissime domande, chiedevo, sai, sei molto curioso, vuoi sapere, quindi noi giocatori siamo qua per aiutarli a crescere non solo come giocatori ma anche come persone e affrontare un'esperienza così nella maniera giusta. Come ti vedi nei panni di allenatore in qualche modo? È già qualcosa, insomma, che stai imparando a fare per il tuo futuro anche? Sinceramente no, non ci sto pensando e non so se mi vedo da allenatore, però allenare, diciamo che allenare in queste situazioni qui o poi essere invece un allenatore di squadra sono chiaramente due cose completamente diverse, però mi piace molto aiutare ragazzi giovani, quello sicuramente, quindi aiutarli, vederli crescere, vedere che riescono a migliorare anche giorno per giorno è la cosa, diciamo, più bella per un allenatore. Qualcosa che stai facendo anche all'interno degli Atlanta Hawks, dove immagino hai un ruolo diverso comunque Sì, rispetto a... chiaramente lo fai anche con i compagni di squadra, soprattutto quando hai un gruppo giovane come abbiamo noi ad Atlanta, è una crescita continua del gruppo e devi cercare di aiutare il gruppo a crescere, e anche tutti i ragazzi giovani che ci sono. No, vai, vai tu. Qual è la differenza tra il sistema formativo europeo e quello americano? Cioè, molto, ormai nell'NBA ci sono tutti i giocatori europei che emergono, come nel suo caso. Qual è la differenza? Qual è il valore aggiunto del sistema americano rispetto a quello che viene dato in Europa? Ma intendi l'NBA rispetto a, non so, all'Eurolega o il All'Eurolego, ai vari campionati nazionali. Cioè, perché per emergere? Cioè, gli Stati Uniti cosa contribuiscono in più per permettere a questi ragazzi di sviluppare tutte le potenzialità, come è stato nel tuo Ma caso? diciamo che per esempio per me la scuola europea è stata una grandissima scuola e quello che mi ha permesso poi di arrivare in NBA. L'NBA negli ultimi anni è diventata sempre più globale, ha sempre più occhi ovunque. E quindi anche per quello che riescono a vedere e a crescere, a vedere i talenti che crescono in giro per il mondo. È chiaro che poi quando tu sei un talento nella scuola europea, dopo vieni scelto in America perché i migliori talenti giocano di là, quindi il miglior campionato al mondo è là e quindi è quello che anche questi ragazzi sognano. Senti, arriverai qui a settembre per un impegno con la nazionale, immagino che faccia piacere poterlo avere qui a Milano. Se posso chiederti cosa pensi di quello che è successo ieri o... No, è stata, dico sempre, come dicevo prima, noi siamo giocatori e dobbiamo giocare in campo e preoccuparci di quello che facciamo in campo. Poi le scelte che vengono fatte, come la scelta dell'allenatore, sono scelte che non spettano a noi, cose che non ci riguardano. Noi come giocatori dobbiamo, ripeto, divertirci, vincere le partite in campo, far divertire la gente, quello è il nostro lavoro. Poi il resto sono cose che non dobbiamo scegliere noi, non possiamo controllare noi. Cosa significa giocare a Milano? Poter giocare qui a Milano? Beh, è bellissimo, è un sogno poter giocare in casa davanti al nostro pubblico, ma poi soprattutto giocare anche a Milano, ha un significato particolare per me, quindi insomma sarà un bel mix di emozioni. Due domande finali, Warriors o Boston quest'anno? Sbaglio sempre, però dico Warriors. E per quanto riguarda invece il Milan, che sono un grande tifoso, questo cambio di società come la vedi? Cosa speri e cosa aspetti dalla loro società? Quando vinci è difficile vincere, rivincere è ancora più difficile. È chiaro che vincendo adesso ci sono degli obiettivi, delle aspettative più importanti in Italia e in Europa e quindi insomma
È stata una bellissima stagione, incredibile, probabilmente inaspettata all'inizio, e adesso però bisogna insomma migliorare e continuare a vincere. Ci stai parlando di fatto ancora da giocatore di Atlanta, in questo senso negli ultimi giorni ci sono stati ancora contatti, c'è qualcosa di nuovo con la società? No, loro la palla è in mano loro, nel senso che loro devono decidere cosa fare del contratto, c'è un contratto esistente per l'anno prossimo e quindi dipende da loro, aspetto di avere notizie da loro. Possibilità di vederti all'Olimpia nei prossimi anni? Sì, ci sono, dico sempre che è un sogno per me poter tornare a giocare a Milano e poter fare campionato italiano e l'Eurolega ad alto livello, è chiaramente un sogno, un obiettivo che ho, speriamo di poterlo realizzare, per adesso comunque ci sono degli obiettivi in NBA e quindi insomma, vediamo. Milano, Virtus oppure Sassari che ritorna clamorosamente? Tifo per l'Olimpia, nonostante a Sassari giochi mio cugino Giacomo, quindi è sempre difficile queste sfide Milano-Sassari perché c'è Giacomo, c'è Jack come capitano.